Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video volevo raccontarvi e condividere con voi una mia esperienza che è legata ad un problema che ho avuto con le unghie. Se avete visto qualche video passato, forse avete fatto caso al fatto che io accennavo ogni tanto che avevo un problema con le unghie, che non mi potevo mettere lo smalto, quindi insomma me la stavo vivendo un po' male perché a me lo smalto comunque è sempre piaciuto e quindi il fatto di non poterlo mettere, diciamo che non mi piaceva più di tanto, insomma mi dispiaceva comunque avere questo problema sulle unghie. E quindi insomma adesso vi voglio raccontare un po' cosa è successo e soprattutto come ho risolto il problema. Però prima di entrare nei dettagli voglio specificare una cosa. Questo non è un video che ha la pretesa di insegnare qualcosa. Assolutamente no, perché io non sono un medico, non sono un farmacista, quindi non ho assolutamente le competenze per andare ad insegnare qualche cosa. Io voglio solo ed esclusivamente condividere la mia esperienza, che rimane una mia personale esperienza. Quindi quello che vi dico, prendetelo come una condivisione, ma non come un consiglio, come una prescrizione medica, cioè come verità rivelata, perché assolutamente non lo è. Quindi io condivido solo la mia esperienza. Altra cosa importante, qualora voi abbiate dei problemi sulle unghie, andate a farvi vedere da un medico. Di solito si va dal dermatologo, ma piuttosto anche dal medico di famiglia come primo step, diciamo. Non fate mai le cose di testa vostra. Perché dico questo? Perché io, se sono arrivata ad avere un problema sulle unghie che mi sono portata avanti per quasi 5 mesi, è stato perché ho fatto di testa mia, quindi ho voluto comunque continuare a fare delle cose che erano sbagliate, quindi ho fatto una serie di sbagli madornali e mi sono ritrovata poi con un bel problema sulle unghie. Quindi, insomma, questo lo dico perché ci sono passata, quindi andate sempre dal medico. Detto questo, vi racconto cosa è successo a me. Io tanti anni fa ho deciso di fare il gel sulle unghie, questo perché volevo che lo smalto mi durasse di più. A me è sempre piaciuto lo smalto, l'ho sempre portato, però diciamo che quello normale che si asciuga all'aria aveva la pecca, diciamo, di non durare più di tanto, perché anche quelli a lunga durata dopo qualche giorno saltavano. E quindi a me questa cosa dava fastidio perché magari io non avevo tanto tempo per mettermi sempre lo smalto, ma in qualche modo dovevo trovarlo perché lo smalto sbeccato a me dava fastidio e quindi quando succedeva lo toglievo subito e lo rimettevo nuovo. Stare senza smalto non mi piaceva, volevo lo smalto, quindi insomma cercavo di trovare il tempo per applicarlo. Poi appunto ho provato questo gel perché era a lunga durata, perché comunque mi piaceva anche l'idea di poter fare della nail art, quindi fare dei disegnini sulle unghie, fare qualcosa di particolare, insomma mi è sempre piaciuto, quindi ho fatto questa cosa. L'ho fatta per un bel po' di tempo e poi quando tutte le volte che veniva rimosso lo smalto io notavo che l'unghia non era proprio al top, diciamo che un po' ne soffriva. Però io ho continuato comunque ad applicare il gel. Poi è successo che togliendolo un giorno mi sono resa conto che le mie unghie erano come carta velina. Quindi ho detto, oddio, e adesso cosa ho pensato? Ho pensato vado dal medico? No. E ho detto, quasi quasi mi metto il semipermanente invece che il gel, così la rimozione è più delicata e sicuramente risolverò il mio problema. Questo è stato uno sbaglio gigantesco perché io ho applicato il semipermanente, mi sono resa conto che comunque non riuscivo a rimuoverlo solo ed esclusivamente con il solvente per togliere il semipermanente, dovevo comunque andare a grattare l'unghia e quindi andavo comunque a rovinarla. Io ho continuato a farlo per un sacco di tempo finché le mie unghie si sono vendicate, hanno detto adesso basta e hanno reagito. Cosa è successo? Intanto mi è venuta una micosi su un'unghia. E poi è successo che si frastagliavano, non so neanche come dire, è come se l'unghia venisse sbucciata, praticamente si toglievano i pezzi sopra, sicuramente questo avrà un nome scientifico, ma io non lo so adesso. Comunque era tutta frastagliata, sfaldata, si rompeva, si è rotta anche nella parte alta dell'unghia, quindi non soltanto sulla parte, diciamo, quella più esterna, ma anche quella più vicina alle dita, diciamo. Quindi insomma avevo le unghie rovinatissime. Ho fatto un altro sbaglio, ho detto siccome ho le unghie così rovinate, le lascio senza smalto, ma mi metto le unghie finte.
È stato un altro sbaglio quello, perché non ho permesso all'unghia di respirare, sono andata ad applicare sull'unghia la colla, quindi insomma ho fatto veramente, passatemi il termine, un gran casino. Mettendo le unghie finte mi si è formata una micosi sull'unghia, probabilmente perché non è stata incollata bene, quindi sicuramente ci saranno state delle colpe anche relative all'applicazione proprio dell'unghia finta, però insomma io mi sono ritrovata l'unghia con la micosi. A quel punto, cosa ho fatto? Finalmente ho deciso di rivolgermi a uno specialista e sono andata a farmi vedere quest'unghia. Lui mi ha detto che sì, in effetti avevo una micosi, ma era una cosa presa in tempo, per fortuna, quindi non era a livelli gravi. Mi ha dato un farmaco del quale non faccio il nome perché comunque non spetta a me dare dei consigli sui farmaci. Mi ha dato un farmaco, vi posso dire che è un antimicotico, però non dirò il nome. E mi ha detto di applicarlo mattina e sera per un mese. Io l'ho applicato mattina e sera per un mese e finalmente la micosi è sparita, quindi il mio problema si era risolto. Solo che io avevo le unghie ancora abbastanza rovinate. Quindi a questo punto si trattava solo di aspettare che l'unghia sana ricrescesse, quindi di avere pazienza e intanto nell'attesa di fare un trattamento, diciamo, ricostituente per le unghie. Quindi a quel punto io cosa ho fatto? Ho messo un prodotto che ho comprato in farmacia, ma sono quei prodotti che vendono senza ricetta, quindi in questo caso ve lo posso dire perché lo vendono anche su internet, quindi comunque non è un farmaco, è semplicemente un gel rinforzante che si chiama SOS Unghie, è fatto così, è praticamente come una penna, voi lo aprite, c'è il pennellino e lo andate a spalmare direttamente sull'unghia. Io questo lo mettevo mattina e sera. È un gel che si asciuga anche abbastanza in fretta, quindi insomma non è una cosa troppo invasiva. E io andavo ad applicare questa cosa mattina e sera, e questo l'ho fatto per un mese. Quando effettivamente dopo un mese le mie unghie sono, diciamo, risultate un pochino più forti, ho pensato che fosse arrivato il momento di passare ad uno smalto rinforzante, quindi a qualcosa di un pochino più leggero rispetto a questo gel, ma allo stesso tempo anche di andare a nutrire l'unghia e a nutrire le cuticole. E allora ho fatto, diciamo, un'associazione di due prodotti della Essence, che sono due prodotti ottimi, secondo me, che ho comprato su Amazon. Quindi se volete vi lascio magari il link in descrizione se riesco a ritrovare questi due prodotti. Ho fatto questa cosa, io mettevo alla sera, prima di andare a dormire, questo che è l'olio riparatore per unghie e andavo a metterlo su tutta l'unghia e sulle cuticole. Questo lo facevo tutte le sere in modo che andasse ad agire durante la notte, quindi durante la notte comunque è un momento in cui non mi lavo le mani stanno più ferme, quindi insomma potevo secondo me sfruttare al meglio le potenzialità di questo prodotto, quindi lo andavo ad applicare alla sera. Questo l'ho fatto per circa 15 giorni. Poi ho cominciato ad applicare invece lo smalto rinforzante sulle unghie. Quindi questo è proprio uno smalto, quindi voi in realtà forse può essere usato anche come base. Io però lo usavo da solo perché lo smalto colorato ho deciso di non metterlo finché non fossi proprio completamente guarita. Quindi andavo a mettere questo smalto trasparente più o meno una volta alla settimana, perché poi una settimana più o meno mi durava, poi lo andavo magari a togliere dopo una settimana e lo andavo a rimettere sull'unghia. Questo l'ho fatto per un bel po' di mesi, però ho continuato alla sera ad utilizzare questo olio nutriente e insomma riparatore, scusate, non rinforzante, riparatore, solo sulle cuticole, perché a quel punto sull'unghia c'era lo smalto, quindi secondo me non avrebbe neanche assorbito. Non si sarebbe assorbito, però sulle cuticole sì, quindi comunque lo mettevo intorno alle cuticole. E tutta questa cosa è andata avanti 5 mesi perché tra la cura che ho fatto, proprio quella medica col prodotto, col farmaco, poi ho utilizzato il gel rinforzante, poi ho fatto comunque questo abbinamento di olio nutriente con lo smalto rinforzante, quindi insomma questa cosa è andata avanti veramente quasi 5 mesi. Poi finalmente le mie unghie hanno cominciato ad essere sempre più sane, sempre più forti, e allora ho pensato che a quel punto ero guarita, sono uscita da questo problema e quindi ho ricominciato a mettermi lo smalto normale, però non metto più il semipermanente, non metto più il gel, solo quello normale.
Qui, per il momento almeno, per il momento farò così. Quindi questo è lo smalto normale, quindi come potete vedere adesso io ho delle unghie normalissime con uno smalto, adesso l'ho scelto bianco, comunque insomma uno smalto classico, perché le mie unghie sono di nuovo forti, perché le sento comunque che sono dure e sane, perché poi sotto lo smalto sono sane, quindi ho deciso comunque che fosse arrivato il momento, ecco. Questa era la mia esperienza con le unghie. Io spero che questo video possa essere utile a chi magari sulle unghie fa questo tipo di trattamenti, perché insomma state attenti se per caso vedete che c'è qualcosa che non va, non trascuratelo mai e andate subito a farvi vedere, perché io purtroppo l'ho trascurato, non ho dato peso a tante cose e poi mi sono ritrovata in questa situazione, ho dovuto fare una cura lunga 5 mesi. E non è stato assolutamente piacevole, non è stato piacevole anche perché poi il problema non era solo estetico, il problema è che a me l'unghia mi faceva male, era talmente rovinata che quando io andavo a toccare l'unghia sopra sentivo dolore, quindi comunque insomma non è stato bello, diciamo. Però adesso è tutto finito, si è risolto, io per un bel po' di tempo penso che utilizzerò solo lo smalto, quello normale. Quindi insomma, ragazzi, spero in qualche modo, condividendo questa mia esperienza, di aver dato qualche suggerimento, qualche consiglio, insomma, non ho la pretesa di insegnare nulla, assolutamente, però magari visto che ci sono passata, che ho attraversato, insomma, questa fase così nefasta per le unghie, magari questa esperienza, questi consigli possono essere utili anche a qualcun altro. Mi fermo perché non so assolutamente quanto ho parlato, sarà passato un sacco di tempo, non lo so, comunque mi fermo qua, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando come al solito un bacio enorme.